Il 17 settembre è arrivata su Netflix la terza stagione di Sex Education. Netflix è una piattaforma per la quale io provo particolare ammirazione. Una piattaforma spesso anche criticata, secondo me troppo criticata, perché chiaramente è una piattaforma che si rivolge in particolare ad un pubblico di giovani. Quindi è chiaro che alcuni prodotti, magari di tendenza, magari di moda, possano non piacere ad una vasta fetta di pubblico. Ma secondo me Sex Education rappresenta una delle luci più belle di Netflix. Una serie che ho apprezzato fin dalla prima stagione, che ho seguito e sostenuto fin dalla prima stagione. Della seconda ho parlato anche sul canale, potete trovare la recensione risalente a gennaio 2020. La terza, che è arrivata per l'appunto ormai più di un mese fa, e vi chiedo scusa per il forte ritardo con il quale ve ne parlo, ma è stato un mese intenso perché, grazie a Dio, hanno riaperto i cinema e stanno uscendo tanti film, perché ci sono anche tante serie da seguire, perché i prodotti sono tanti, poi ci sono gli impegni personali, gli impegni un po' più importanti, tra virgolette, ma secondo me la passione è sempre la cosa più importante, quindi neanche tanto, ma chiaramente ho dovuto fare delle scelte e selezionare dei prodotti da vedere, altri da scartare e prendermi i miei tempi. Comunque, sono riuscito a godermi questa serie, questa stagione, di una serie che avevo amato e che ho continuato ad amare, seppur magari alcuni aspetti di questa terza stagione non mi abbiano fatto impazzire. Quindi diciamo che in relazione a tutto ciò che aveva già fatto Sex Education, prendendo in esame le prime due stagioni, da questa terza stagione mi aspettavo leggermente di più. Ciò che mi aveva particolarmente colpito e soddisfatto nelle prime due stagioni finora di Sex Education era stata certamente quella volontà di raccontare la mia generazione. Siamo in Inghilterra, ma seppur sia una serie britannica, credo che sia assolutamente universale, o quantomeno in Italia ci arriva, poi non so, oltre per le tendenze dei giovani che racconta. Ma di raccontare questa generazione in maniera assolutamente anticonvenzionale, senza dare troppo peso a ciò che fa comodo, a ciò che è di tendenza, a ciò che è di moda, non chiaramente nelle abitudini dei giovani che giustamente andavano rappresentate, e Sex Education l'ha sempre fatto, quantomeno nelle prime due stagioni, in maniera più marcata, senza prendere particolari posizioni, quindi più che altro una raffigurazione, una rappresentazione schematica e oggettiva della realtà giovanile di oggi. Ma per quanto riguarda il linguaggio, molto aperto, tra l'altro, linguaggio sia visivo che ovviamente verbale, quindi la messa in scena, la messa, la rappresentazione, eccetera, devo dire che è una serie che si era sempre dimostrata originale e sorprendente nel suo racconto giovanile. Oggi è difficilissimo raccontare la mia generazione. È difficile in Italia, ma secondo me anche altrove, perché è una generazione contorta, perché è una generazione frastornata e frastornante, perché è una generazione che non sa nemmeno lei quello che vuole. Io vedo i miei coetanei e li guardo, sì, spesso con occhio critico, non perché io sia superiore a loro minimamente, anzi, magari sono anche meno attento e meno bravo sotto alcuni aspetti. Ma mi rendo conto che la nostra è una generazione priva di ideologie, priva di valori, priva di idee che siano effettivamente tali. È una generazione che va dietro alle tendenze, che va dietro alle mode, che va dietro, insomma, alla convenienza. E in una generazione tutto ciò è inevitabilmente difficile da digerire, perché è una generazione che secondo me si porterà dietro delle ferite e tante difficoltà. Cercando di essere magari meno critici, parliamo della terza stagione, però. Diretta ancora una volta da Ben Taylor e questa volta anche da Runyaharō Mahfumo. Spero di aver pronunciato correttamente il nome di questo regista che non conoscevo, e grosso modo interpretata dal medesimo cast delle prime due stagioni. Quindi bravissimi attori, giovani, meno giovani, doppiati benissimo dai nostri grandi doppiatori italiani. La sceneggiatura resta sempre il punto cardine, era stato un punto essenziale anche nelle prime due stagioni, continua ad esserlo. Ma chiaramente, diciamo, sotto alcuni aspetti e sotto alcuni punti di vista mi ha leggermente deluso, come detto, perché se la serie cala è soprattutto la sceneggiatura che evidentemente perde qualche colpo. Secondo me,
Sex Education perde qualcosa soprattutto dal punto di vista del concetto di normalità. Questa normalità che nella mia generazione equivale a tutto. Tutto ciò che fa comodo oggi è ritenuto normale, quindi impossibile da criticare, e chi magari in maniera rispettosa, corretta, educata si permette di esprimere la propria opinione dicendo no, guarda, secondo me questa cosa, questa tendenza, questo modo di fare, questo atteggiamento non è normale, viene subito etichettato come un pazzo, come un mostro, come una persona evidentemente retrograda, insomma varie definizioni che sentiamo ormai tutti i giorni. Anzi, la frase più utilizzata ormai è sei rimasto nel Medioevo, perché magari ti permetti di dire quello che pensi, e allora sei da Medioevo. Valla a capire. In ogni caso, Sex Education tutto ciò lo trattava bene nelle prime due stagioni, continua a farlo in questa, ma forse non in maniera perfetta. Ecco, ho trovato che alcuni aspetti della terza stagione siano stati un po' troppo convenzionali per quell'anticonvenzionalità che a mio modo di vedere aveva sempre caratterizzato Sex Education fino a questo momento. Detto ciò, non sto assolutamente screditando la terza stagione, non sto assolutamente crocifiggendo gli sceneggiatori, ai quali faccio anche stavolta i miei complimenti. La rappresentazione della mia generazione è assolutamente verosimile, è assolutamente realistica, è un po' troppo pompata per certi versi, è un po' troppo, è forse una generazione anche un po' troppo esaltata, perché nelle prime due stagioni c'era più critica, adesso sembra quasi che la nostra sia una generazione straordinaria. E, metto la mano sul cuore, mi dispiace molto, ma non lo è. La mia generazione, con tutto l'amore del mondo, in Italia, in Inghilterra, io penso che questo discorso si possa fare per tanti paesi e per tante culture diverse, è tutto tranne che una bella generazione, e lo dico chiaramente, con il cuore a pezzi. Chiaramente, ragazzi, non vi ho raccontato la trama, perché se siete qui suppongo che abbiate visto anche le prime due stagioni, poi la terza. Fatto sta che siamo in una scuola inglese, denominata nelle scorse stagioni la scuola del sesso, perché il protagonista Otis, interpretato da Asa Butterfield, è il figlio di una sessuologa, Jean, interpretata da Gillian Anderson. Per cui attraverso la madre, Otis nelle precedenti stagioni era riuscito anche a crearsi una certa popolarità nella sua scuola, il ragazzo del sesso, dando dei consigli a chi ne sentisse la necessità, in maniera anche abbastanza scorretta, quindi poi tutto ciò sarebbe stato scoperto e chiaramente punito. Adesso è chiaro che l'argomento principale è un altro, ma si continua anche a indagare sulla sessualità e anche sui sentimenti dei ragazzi, e non solo dei ragazzi, protagonisti di questa stagione. Quindi tutto ciò lo si fa molto bene, è una stagione che ho trovato molto gradevole e ben fatta, con una buona regia sicuramente, con una bella rappresentazione anche della cultura inglese che io apprezzo, che io stimo, che io ricordo perché sono stato anche in Inghilterra e che sicuramente mi affascina. E quindi è una stagione che promuovo a pieni voti. Non ho pensato precisamente alla valutazione, penso di poter dare un 7,5 a questa stagione, che è molto carina, che è molto gradevole, che è sicuramente molto godibile, ma non è, diciamo, non mi ha colpito, non mi ha soddisfatto, non mi ha anche stupito e non mi ha fatto impazzire come era successo per le precedenti due stagioni, ma ci può stare, io mi auguro che vada avanti, non mi sono informato a riguardo, ma mi auguro che sia in mente, per quanto riguarda i produttori, di produrre anche una quarta stagione, perché secondo me ci starebbe molto bene e poi staremo a vedere. Chiaramente è una scuola, sono dei ragazzi, prima o poi finiranno anche loro di avere delle storie da raccontare, per quello che è l'argomento principale di questa serie, però ecco, mi auguro che possa andare ancora avanti. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Sex Education terza stagione dal 17 settembre su Netflix. Certo, si poteva fare meglio, ma anche quest'anno mi ha soddisfatto.